Assessore, partiamo un attimo da lontano. Bisogna studiare, bisogna sapere quello che è il trascorso, che non sono state salvaguardate, che sono state proprio buttate al macero, come per esempio anche all'ospedale Marino, certo. Oppure ancora, non lo so, deve vedere quello che significa il centro di diabetologia del piede diabetico, che vivono in situazioni terribili perché non c'è manco, per esempio, nella saletta dove si curano. Certo, cioè, ma io questo qui non c'è neanche un sistema di reazione, non c'è neanche una finestra. Situazione paradossale. Questo, questo qui l'avevo già nel 2018. Io feci un giro per gli ospedali, andai anche a Nuoro e mi ricordo che c'era per esempio un reparto di ostetricia e ginecologia dove le partorienti appunto erano in degenza, appena partorito e c'erano quattro bagni comunicanti con altre persone. Cioè ci sono questioni strutturali anche da rivedere. Dovete solo comprendere, pericolose anche, pericolose. L'ospedale Marino l'ho visto dall'esterno, io adesso sono, è un mese insomma più o meno che stiamo cercando di lavorare. Era quello che c'era dentro che era molto importante, perché erano delle grandi professionalità. Certo, ora io devo avere il tempo pratico di capire quali sono le eccellenze, le professionalità che sono presenti in Sardegna e di organizzare le strutture senza far grosse rivoluzioni, di organizzare le strutture per renderle funzionali ad ogni patologia, soprattutto le più importanti, e organizzare reti che si definiscono hub e spoke, cioè chi è che deve trattare i casi più complessi e quali sono sul territorio che devono trattare casi meno complessi, ma sempre parlando la stessa lingua, sempre adottando gli stessi percorsi diagnostici e terapeutici.